Per chi è la prima volta qui, oggi è Linux Day, tutta la mattina c'è stato Linux Day sia a questo piano che al piano di sotto all'università. Oggi pomeriggio siamo solo in questa sala, in questo corso su prenotazione. Io sono il presidente dell'associazione, ora tra poco passerà anche l'assessore a fare un saluto. Le informazioni sulla nostra associazione le potete trovare, come del resto le avete trovate quando vi siete iscritti a questo corso, sul nostro sito internet www.wuretwork.com e sulla nostra pagina Facebook facebook.com/wuretwork. Anzi, se non ce l'avete dato, se ci date mi piace ci fa una cosa gradita. E per di più, noi pubblichiamo su Facebook e sul sito tutti i corsi che facciamo, le iniziative, i convegni, quindi potete rimanere informati sulle nostre attività in tempo reale. Tra l'altro, a questo corso si erano iscritti a molto più di 100 persone, noi a circa 50 abbiamo bloccato le iscrizioni, ne rifaremo un altro uguale per dare a tutti, prego, e dare a tutti la possibilità di partecipare, ma già stiamo pianificando nuovi corsi per il prossimo anno, insomma, vari tipi di corsi. Questo corso qui è per creare siti con Joomla, saranno 3 lezioni. La prima lezione principalmente sarà basata su una panoramica degli strumenti, delle tecnologie che servono per utilizzare questo tipo di prodotti, cioè CMS, per creare siti web. Noi chiaramente, essendo un Linux del gruppo, faremo vedere un'installazione su Linux, però lo potete utilizzare indipendentemente dal sistema operativo, su tutti i sistemi operativi, basta che abbiate installato gli strumenti e i componenti che ora vi farà vedere Francesco. Tra l'altro non c'è bisogno nemmeno in alcuni casi che lo installiate come prodotto, perché se acquistate dello spazio web online da service provider è possibile che vi diano dello spazio dove già avete installato Joomla per esempio, o altri CMS, WordPress o quello che è. Quindi noi niente, vi facciamo vedere questa panoramica, voi interrompeteci, fate ora, tanto arriveranno anche altre persone dell'associazione. Sono un po' di ritardo solo perché appunto si è finito 20 minuti fa praticamente, giusto il tempo di mangiare un panino. E interrompeteci, fate domande senza problemi. I nostri corsi, i nostri seminari in genere sono interattivi, ci piace, se qualcuno ha un problema ci ferma, parliamo, cerchiamo di risolverlo, o se non è una cosa proprio attinente a quello che stiamo dicendo, a fine lezione rimaniamo un po' di più e cerchiamo di chiarire tutti i dubbi. L'ultima cosa sulla nostra associazione, che non si occupa solo di informatica nel senso stretto dell'informatica, noi facciamo corsi su Linux, su programmi di software libero come XDG, come stamani sulla grafica, sul cloud, eccetera. Però ci occupiamo anche, come è successo stamani, per esempio nell'aula delle colonne dell'università, di altre tematiche, come per esempio tematiche che riguardano il diritto dell'informatica, l'informatica giuridica, diritto amministrativo, quello che può riguardare il social media marketing. Stamani per esempio c'era un seminario per la piccola e media impresa proprio sul social media marketing, e il convegno era invece basato sull'utilizzo per esempio della posta elettronica certificata. Non so se avete seguito le nostre attività, ma quest'anno, lo scorso anno, abbiamo fatto tantissimi convegni e seminari su queste attività. Le mettiamo tutte su internet e su Facebook, chi vuole partecipare lo può fare, sono tutti incontri gratuiti. E ci occupiamo anche di tutto quello che riguarda il mondo delle licenze libere, non solo rivolte all'informatica, ma anche a tutta un'altra serie di attività. In genere quello che riguarda le opere di ingegno, quindi dalla letteratura, all'arte, alla musica. Spesso facciamo convegni e seminari proprio su questi temi per spiegare che esistono licenze libere, e non è detto che si debba sempre utilizzare, come per esempio le licenze Creative Commons, che non è che si deve sempre utilizzare licenze proprietarie o ricorrere alla SIAE. Spesso facciamo anche seminari su proprio sull'utilizzo di vari tipi di licenze, sull'utilizzo di certi tipi di software, e facciamo vedere i software alternativi con la licenza libera che potrebbero, si spera, servire alla stessa cosa. Non so, facciamo seminari su OpenOffice, ad esempio, non so se qualcuno di voi usa OpenOffice, che può essere usato invece di Office di Microsoft o altri prodotti di Office. Se siete interessati, fra l'altro, a qualche argomento che potrebbe essere un'attività della nostra associazione, o tramite il sito, o tramite Facebook, ci contattate, fate un post, ce lo chiedete. Se noi abbiamo le competenze in quella materia e qualcuno che è disponibile in un certo periodo a fare un intervento di quel tipo, lo mettiamo su un corso, lo organizziamo, insomma, nei limiti delle nostre possibilità. L'ultima cosa, per chi non lo sa, noi siamo un'associazione culturale senza scopo di lucro, quindi tutte le persone che vedete oggi, Francesco, io, Marco, insomma quelli che sono qui e che verranno, fanno questo lavoro, questa attività gratuitamente, senza avere né un rimborso né un compenso, ma proprio come volontari per diffondere il software libero e questo tipo di prodotti, quindi apprezzate questa cosa, perché al giorno d'oggi non è facilissimo, però... Niente, lascio la parola a Francesco,
che inizia la presentazione. Siamo a vostra disposizione, qualunque domanda, fermateci senza nessun problema. Ringrazio il Presidente Ludo e tutto il GoRatWork per avermi dato questa occasione. Nelle prime slide ho messo alcune informazioni preliminari, tanto il mio nome e cognome, e anche il mio indirizzo email. Nel caso in cui qualcuno abbia bisogno comunque di contattarmi privatamente. Ho riportato anche le date di questi incontri che presumo già conosciate, ma ho ritenuto opportuno ripeterle. Dopo questo incontro, magari per domande, quesiti, dubbi, sia sui prossimi incontri, sia anche sulle tematiche specifiche di questo incontro, comunque vi consiglio innanzitutto di rivolgervi alla mail list del Guru at Work. Questa è un piccolo frammento del sito www.guruatwork.com. Sulla destra trovate Join Guru at Work mail list e da lì potete, diciamo, entrare in contatto con le altre persone di questa associazione. Gli incontri previsti sono 3, qui ho precisato ancora i giorni e gli orari, e come ha detto Ludo, alla fine di questo corso, nell'apposita cerimonia, verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Ancora tra le informazioni preliminari, voglio subito precisare a chi è rivolto questo corso. Questo corso, innanzitutto, è per chi vuole fare siti internet. Io ho chiesto espressamente che nel nome di questo incontro non ci fosse scritto corso per Joomla, ma corso per fare siti internet con Joomla. Magari molti hanno l'interesse di fare siti internet, ma non sanno che cos'è Joomla. Quindi io parto dal presupposto che qui magari ha sentito Joomla solo di nome, oppure non l'ha mai sentito. Poi certo, se qualcuno l'ha già usato, tanto meglio. E partirò proprio dalle basi di che cos'è un sito internet e di quali sono gli approcci possibili per mettere in piedi un sito internet, facendo degli esempi concreti basati sulla mia esperienza. Ho scritto che questo corso è diretto a chi vuole sperimentare e imparare in senso più generale, non riferito solo a Joomla. In questi incontri userò Linux. Come ha detto Ludo, non è l'unica scelta possibile, però è una scelta perfettamente coerente con la logica del software libero e con la logica anche dell'esistenza della nostra associazione. I prerequisiti, nessuno in particolare. Questo corso è in mia intenzione è accessibile anche a chi non ha mai usato Linux, anche a chi non ha mai fatto un sito internet. Questo corso invece non è un corso avanzato di sviluppo web, quindi non si parlerà di tecnologie tipo di ingegneria del software, di programmazione, di esigenze del tipo l'azienda X ha una certa specifica esigenza di sviluppo software. Questa è una cosa che ovviamente riguarda gli sviluppatori, i professionisti. Certo, chi si avvicina a Joomla e magari non ha mai programmato, un giorno, se ha tanto interesse, potrà anche arrivare a fare cose parecchio avanzate, ma non è questo il livello da cui partiamo in queste lezioni. Come ho detto prima, useremo Linux. Io partirò in queste slide che saranno scaricarli dal sito GoRatWork in caso di problemi, se non riuscite a scaricarlo potete anche scrivermi un'email comunque, e partirò da un'installazione di Linux pulita, fatta così com'è, prendendo un DVD di una distribuzione di Linux e installandolo. Chiaramente non mi occuperò di come si installa Linux perché non è nell'obiettivo di questo corso. Comunque gli amici del GoRatWork possono darvi una mano a installarlo.
questa figura ha vari simboli. Il pinguino rappresenta il sistema operativo Linux, tutte quelle altre icone sono invece simboli di versioni di Linux, distribuzioni di Linux, c'è molta varietà. E a proposito di questo, voglio dirvi che anche se io ho scelto una specifica distribuzione di Linux, che è quella da me utilizzata, quanto mostrerò vale anche per tante altre distribuzioni, in particolare per Ubuntu, che è molto popolare in tutte le sue versioni, dalla 10.04 in poi, e quello che farò vedere è esattamente uguale, e anche in altre distribuzioni, magari con piccole differenze, comunque chi vuol provare e ha bisogno di una mano, basta che chieda. Gli obiettivi di questo primo incontro sono capire gli elementi di base di un sito, che vedremo subito, vedere quali sono diversi approcci per creare un sito, e da questi diversi approcci arriveremo al concetto di CMS, di cui parlerò dopo. Poi mi soffermerò particolarmente sul concetto di software libero. Oggi è una giornata in cui la parola libero è stata usata tanto. Io spiegherò in concreto cosa significa il fatto che Joomla sia un software libero. Uno potrebbe chiedersi perché magari un'azienda dovrebbe scegliere Joomla piuttosto che una soluzione proprietaria chiusa. Parlerò anche di questo facendo un esempio concreto. E la seconda parte invece del corso, di questa lezione, che ho indicato nel punto 5, è un'installazione vera e propria di Joomla. Ho scelto di non fare un'installazione dal vivo qui, ma di preparare delle slide affinché possiate replicare quello che vi farò vedere anche nei vostri computer. Partiamo dagli elementi di base di un sito web. Sito web, gli elementi di base, questa slide vediamo che abbiamo un client da una parte, il client rappresenta il proprio computer, il proprio smartphone, qualunque alla fine postazione con cui accediamo all'internet, e dall'altra abbiamo un server. Il server si chiama così perché serve, risponde alle richieste. Ad esempio, vogliamo andare su Google, noi con il nostro computer che è client inviamo la richiesta a un server remoto che si trova in qualche altra parte del mondo, voglio il sito google.it, quel server ci risponde e ci invia il sito. In questo schema tralascio completamente tutta quella che è la comunicazione via internet, facciamo finta che ci sia un canale diretto, ma chiaramente la comunicazione via internet è un po' più articolata. E qua ho usato delle sigle che tra poco riprendo. Accanto al computer del client ho scritto HTML, JavaScript, Flash. E accanto al server ho scritto PHP, MySQL, altri linguaggi e così via. Vediamo questo concetto meglio nella slide successiva. Sulla destra, in alto, vedete delle icone che rappresentano i programmi con cui normalmente si naviga. L'icona di Opera, di Firefox, di Internet Explorer, di Chrome e di Safari. Si chiamano browser, i programmi con cui si naviga su Internet. Questo schema vale indipendentemente dal sistema operativo che uno ha sul proprio computer, se c'ha Windows, Linux, MacOS, non cambia niente, la logica è sempre la stessa. Quindi c'è un browser in cui chi lo usa fa la richiesta di vedere un sito, fa la richiesta di caricare una certa pagina, e anche richieste molto complesse, perché già ad esempio usare Facebook non significa semplicemente aprire una pagina internet, significa avere una vera e propria interazione bidirezionale con questo sito. Allora, il browser, che è il nostro programma per navigare attraverso la rete internet,
contatta un server remoto che si trova da qualche altra parte nel mondo. E questo server riceve la richiesta e invia una risposta. Noi vediamo una pagina web, qui in queste slide ho fatto l'esempio di in basso a destra di pagine web come noi normalmente le vediamo, ma in realtà quello che invia il server al browser come risposta alla sua richiesta non è la pagina così bella e pronta come noi la vediamo, ma è un insieme di file che contengono dei codici. Questi file possono essere file HTML. L'HTML è proprio lo standard del web, è un linguaggio universale, tale che dato un ipertesto strutturato in HTML, ipertesto significa una pagina con dei link, questa pagina scritta in HTML può essere vista con un browser piuttosto che con un altro. L'idea di fondo è che questi linguaggi, tutti, io qui ho indicato HTML, Stylesheet, JavaScript, avrei potuto indicarne anche qualche altro, comunque questi sono quelli di base, questi linguaggi devono essere universali. Poiché il web nasce per essere accessibile a tutti, una pagina web devo poterla vedere con il telefonino, con il computer di casa, con il portatile, con Windows, con Linux, con MacOS, con altri sistemi operativi. Quindi questi sono linguaggi codificati e strutturati che vanno a comporre la pagina. Nello specifico, l'HTML contiene proprio i contenuti della pagina, ad esempio i contenuti testuali. Gli stylesheet o CSS sono file nei quali è specificata la grafica del sito. Un sito è fatto bene quando i contenuti e l'aspetto grafico sono tra di loro separati. JavaScript è un piccolo linguaggio di programmazione che serve per avere interattività nelle pagine. Il browser riceve tutti questi file, qui non ho messo file immagini, ma i siti sono pieni di immagini, questo lo sappiamo, quindi ci sarebbero anche quelli. Riceve tutti questi file e in base a un proprio algoritmo interno elabora la pagina e la fa vedere. Quindi capire che cos'è un sito internet significa capire innanzitutto come è strutturato, significa capire che quello che noi vediamo dietro le quinte è qualcosa composto da un codice. Ora vediamo un esempio. Qui ho messo due frammenti di HTML e di CSS. Non è scopo di questo corso quello di entrare nello specifico di questi linguaggi, anche perché, come vedremo più avanti, Joomla, e non solo Joomla, ci permette proprio di evitare questi tecnicismi. Ci evita di dover creare una pagina internet scrivendo quello che vedete, che magari per chi non ha studiato questi linguaggi è assolutamente incomprensibile. Adesso passiamo al secondo punto degli argomenti che avevo in mente per questo incontro, ovvero diversi approcci per la creazione di siti internet. Un primo approccio è quello di partire proprio da questi codici. Io posso scrivere direttamente questi codici e creare un sito internet, diciamo, a mano. Ora, scusate, sì, c'era un'altra slide che mi era sfuggita. Questa slide viene ripetuto il concetto di client e server, però compare un altro attore fondamentale, il database. Questo capire che oltre a un server c'è anche un database
è fondamentale poi per l'installazione di Joomla che vedremo più avanti. Qui vediamo il client, il telefonino, che chiede a un server di vedere una pagina. Se quella pagina non è una pagina statica, non è una pagina che è sempre uguale, ma è una pagina così generata sul momento, che può essere una pagina di un qualunque giornale che si aggiorna tutti i giorni, parlo di giornali online, come può essere anche il sito del Good at Work, come può essere Wikipedia, comunque una pagina che cambia, allora il server va a recuperare in un database le informazioni che vanno inserite in quella pagina. Oppure, se ad esempio noi abbiamo un login per entrare in un sito, faccio di nuovo l'esempio di Facebook, ma si può fare l'esempio di un qualunque altro sito che richiede login, i dati dell'utente sono memorizzati in un database. Quindi il server, in base ad una propria programmazione interna, fatta con specifici linguaggi, linguaggi codificati, come avete visto prima, ma più complessi, che sono veri e propri linguaggi di programmazione, tipo ASCII, tipo PHP, genera la pagina. Qui in basso a destra ho scritto lamp, l'immagine di una lampada. LAMP è l'acronimo di Linux Apache MySQL PHP. Questi sono gli elementi che poi incontreremo tra poco con Joomla. Linux indica il sistema operativo su cui gira il server, Apache il server vero e proprio, quindi Apache è il programma, alla fine è il programma che risponde alle richieste del client. Questo programma gira su un computer dove è installato Linux. Il database in questione si chiama MySQL, esistono altri tipi di database, e il linguaggio con cui viene programmato il sito internet per rispondere alle richieste del client è PHP. Esistono altri linguaggi, esistono altre tecnologie, esistono altri server, però noi qui ci occuperemo solo di questo, perché la piattaforma Linux, Apache, MySQL, PHP è proprio la piattaforma alla fine su cui Joomla nasce, è il suo ambiente nativo. Come ha detto Ludo nell'introduzione, Joomla può girare, gira anche su Windows, io aggiungo che gira non solo su Apache ma anche su IIS, che è un altro tipo di server, però per esperienza diretta vi dico che non è esattamente la stessa cosa, perché possono venire fuori dei problemi imprevisti. E comunque, mentre la piattaforma LAMP è completamente software libero ed è completamente coerente anche con la filosofia con cui Joomla è sviluppato, la stessa cosa non si può dire anche delle altre piattaforme. Qui ho riportato un esempio di PHP, un esempio reale preso da un qualsiasi sito fatto con Joomla. Dentro Joomla c'è questo codice. Per fortuna a noi non interessa imparare a scrivere e a leggere questo codice per creare un sito internet, perché Joomla parte già con una robusta base e intervenire direttamente sul codice sarebbe l'argomento di un corso di sviluppo web avanzato. Ora torno invece a quell'altro argomento che stavo per introdurre, ovvero la differenza tra siti statici e siti dinamici. Qui prima di focalizzarmi sulla differenza concettuale e pratica, preferisco farvi vedere le schermate dell'home page di due siti che ho fatto tanti anni fa. Questo qui in primo piano è il primo sito che ho fatto, e quell'altro è il sito di un agriturismo
da me creato tempo dopo. Se le guardate, fondamentalmente questi siti non hanno nessun tipo di problema, nel senso qui c'è una presentazione con una grafica ragionevole, poi lì c'è scritto clicca qui sopra per entrare, uno entra nel sito, poi trova tutta una serie di sezioni. Di là, nell'agriturismo, c'è un altro tipo di grafica, si vede che c'è la possibilità di selezionare varie lingue. Comunque ci sono tutti gli elementi che uno si aspetta da un sito internet. Però ci sono dei problemi. Anche se a questi siti internet statici non manca nulla, leggiamo questa slide, il primo problema è che sono siti assai difficili da aggiornare e da modificare. Questo perché? Perché, tornando ad una slide precedente, tornando a questa, vedete il server per generare la pagina comunque va a recuperare delle informazioni da un database e poi invia la pagina richiesta dall'utente. Nei siti statici il database non c'è. La pagina così com'è è già caricata sul server. Quindi è una pagina che una volta creata è quella. Modificare la pagina significa andare a intervenire direttamente sui file presenti sul server e modificarli a mano. Modificarli a mano significa andare a intervenire su questo codice. Ci sono dei programmi che permettono di farle in di fare ciò in maniera semplificata, ma fondamentalmente non è un approccio ragionevole ed è un approccio impossibile per siti che devono essere aggiornati di frequente. Torniamo alle caratteristiche di un sito statico. Proprio per quello che ho detto prima, anche la più piccola modifica, come aggiungere un link, richiede una serie di interventi con tempi lunghi. Faccio un esempio proprio pratico su questo punto. Se in un sito statico fatto da tante pagine che ha già un menu di navigazione, io voglio aggiungere un link, devo andare a modificare tutte le pagine che compongono il sito per inserire quel link. Questo non è quello che ci succede con Joomla, per fortuna, perché in un sito dinamico, vi anticipo subito che Joomla ha un altro tipo di approccio, appunto dinamico, se uno vuole inserire un link, semplicemente va in una pagina di amministrazione, inserisce un link, magari in un menu, e automaticamente tutte le pagine si aggiungono. Aggiornare il sito significa modificare i file HTML presenti sul server. Questo è esattamente quello che ho detto prima. È chiaro che se non c'è un database, se il sito è statico, significa che non c'è nemmeno un login, perché non è possibile memorizzare le informazioni di un utente piuttosto che di un altro. Quindi è impossibile personalizzare i contenuti in base ai visitatori. Allora, ci sono ancora siti statici in giro? Sì. E anche enti, negozi, che non hanno saputo magari investire bene sul loro sito internet. Fare un sito statico, anche se come l'ho descritto qui, può sembrare complicato, in realtà non è molto complicato se si usano programmi specifici per creare questi siti. E la cosa complicata viene dopo, come dicevo, quando si tratta di aggiornarlo, di modificarlo, eccetera. Andiamo avanti. Questi invece sono i siti da me fatti in tempi più recenti, che hanno un approccio completamente diverso, sono siti dinamici. Come anticipo già qui nella slide, sono siti fatti con Joomla. Già dalla grafica vi rendete conto che sono due siti molto diversi. Joomla è uno strumento che permette di creare siti fondamentalmente con la veste grafica che si desidera.
non ci sono vincoli particolari. Quello che diciamo dietro il primo è il mio sito personale di poesie, quest'altro è invece un social network fatto per gli studenti della mia università. Le caratteristiche di questi siti sono antitetiche a quelle dei siti statici, perché la prima caratteristica è che sono siti facili da aggiornare e da modificare. Se io voglio inserire un nuovo contenuto, voglio modificare qualche cosa che riguarda il sito, non ho bisogno di essere a conoscenza degli specifici file PHP, HTML caricati sul server, non ho bisogno di conoscere CSS. Basta andare in una interfaccia d'amministrazione accessibile tranquillamente nel proprio browser e con pochi click uno riesce già a gestire un sito. Questo è un concetto generale valido per tutti i CMS, non solo Joomla. Dopo definiremo meglio cosa significa CMS. Come ho scritto al secondo punto, la gestione del sito nell'uso quotidiano non richiede particolari conoscenze tecniche. Ovviamente magari possono esserci dei momenti in cui è necessario rivolgersi ad uno sviluppatore, magari per fare delle personalizzazioni particolari, per aggiungere funzionalità che magari non sono già implementate. Però una volta che il sito è pronto, può essere amministrato in maniera molto semplice, anche da chi non sa nulla di sviluppo web. I visitatori possono interagire con il sito, questa è la conseguenza di quello che stavo dicendo prima, è possibile anche creare un social network, ma anche un sito di commercio elettronico, un sito associativo, un qualunque sito dove ci sono degli utenti registrati. Chi amministra il sito non deve imparare l'HTML, il CSS o altri linguaggi informatici. Sul perché, sul motivo per il quale scegliere un CMS, in particolare per il quale scegliere un CMS che sia software libero, voglio riportarvi questo caso concreto per darvi l'idea del risparmio che sia economico sia lavorativo che comporta il fatto di usare un CMS. CMS vuol dire sistema di gestione dei contenuti. Il sito ho riportato prima è questa schermata, è tratta dal social network degli studenti dell'università. Questo sito è composto di 19.240 files. Già da questo numero potete capire che è impensabile che una persona che voglia creare questo sito si metta a scrivere a mano tutti questi file, che possono file fondamentalmente in codice, come avete visto prima, sono scritti in linguaggi di programmazione veri e propri. In tutto in questi file, al momento in cui ho creato questi slide, erano presenti 1,5 milioni circa di linee di codice PHP. Questo significa che creare un sito come questo nello specifico, come un social network, comporta uno sforzo che, se lo vogliamo quantificare come sforzo umano, significa che partendo da zero, se un'azienda arruolasse 77 sviluppatori e facesse lavorare per 5 anni e facesse un investimento di 54 milioni di dollari, riuscirebbe a creare un sito del genere. Queste sono stime
basate con l'algoritmo del Basic COCOMO Model, su cui ora non mi fermo minimamente. È un algoritmo implementato in diversi programmi tale che, dato un prodotto informatico, questo algoritmo è in grado di dare una stima dello sforzo economico e lavorativo che serve per creare uno specifico software. Grazie a Joomla, questo sito l'ho creato io, con i miei unici sforzi, con costi e tempi decisamente più contenuti dei 54 milioni di dollari qui riportati. Questa sembra una cifra assurda, io vi vorrei aprire una parentesi. Qualcuno mi ha sentito parlare del sito italia.it? Qualcuno sa quanto è costato questo sito? Tanto, 54 ci è costato. Sì, quanto ci è costato di tasca nostra questo sito? Qualcuno lo sa? Che centinaia di milioni? La cifra esatta in questo momento non la ricordo nemmeno io, mi sembra 45 milioni di euro se non sbaglio. Allora, il sito internet italia.it è costato a noi cittadini 45 milioni di euro. Ora, sì, ho sentito il commento per altre ragioni. No, dico per altre ragioni, immagino, non per 5 anni di lavoro. Anche perché se quello fosse frutto di 5 anni di lavoro, ci sarebbe da chiedersi con quali basi è stato fatto quel tipo di lavoro. Di certo, però, se un sito venisse sviluppato proprio da zero, senza avere nessuna base su cui partire, quella cifra sarebbe sensata. Tant'è che quando si è saputo quanto è costato questa cifra, molti hanno risposto, ma bastava chiedere a un qualunque sviluppatore web che sa usare Joomla, Drupal o altri CMS liberi di farlo, magari sarebbe costato qualche migliaia di euro, non alcuni milioni di euro. Questo era per dirvi quanto veramente sia conveniente poter avere dei CMS. CMS, sistema di gestione dei contenuti, hanno due caratteristiche fondamentali. La prima, come dicevo, facilita la gestione dei contenuti. Una volta che il sito è stato creato, si può amministrare tranquillamente senza grandi conoscenze tecniche. E questo è quello che ho scritto anche nel secondo punto. Svincola l'amministratore da conoscenze tecniche di programmazione web. Tutte queste icone che vedete qua sono altri CMS, non esiste solo Joomla. Esiste, ad esempio, in Italia è molto popolare WordPress, un po' meno popolare Drupal, ma è usato di più ad esempio in Germania. Ci sono poi anche dei CMS molto particolari, tipo Mopi, quello in basso a destra, che ha la caratteristica, oltre ad avere un'interfaccia dell'amministratore estremamente semplificata, non usa un database. Questo sembra in contrasto con quello che ho detto prima. In realtà è un escamotage tecnico, invece di usare il database salva le proprie informazioni direttamente su file. Non mi soffermo oltre su questo, l'ho citato perché ho esperienza diretta con questo CMS. A proposito, qui abbiamo anche un esperto di Drupal e mi ha anticipato che magari il prossimo anno terrà un corso su questo CMS. Andiamo avanti. Abbiamo visto con gli esempi numerici che ho riportato prima
quale sia il vantaggio economico e di sviluppo di avere un CMS. Ora però vorrei soffermarmi più nello specifico sul concetto di software libero. Spesso si parla di software libero come un software gratuito. Questo in molti casi è vero, però è fuorviante, perché libero di per sé non significa necessariamente gratuito. Inoltre, da che mondo è mondo, tutto ha un costo. È chiaro che implementare un sito internet, anche se fatto con Joomla, che è scaricabile gratuitamente dal sito di Joomla, comunque ha quantomeno un costo lavorativo. Poi ci sono dei costi nelle tecnologie stesse per avere un sito, e quando uno affitta uno spazio web lo paga. Poi, se c'è bisogno di servizi web avanzati, magari di rivolgersi a uno o più professionisti, anche questo ha un costo lavorativo. Quindi software libero di per sé è un concetto che non implica la gratuità, però implica tante altre cose. Il primo punto che sottolineo qui in questa slide è che Joomla è frutto del lavoro di una comunità mondiale di volontari, volontari come noi del Guru at Work, che dedichiamo il nostro tempo per fare questi corsi. Ci sono persone che condividono risorse, tempo, conoscenze, capacità per sviluppare Joomla e per sviluppare altri software liberi. Questo significa che c'è comunque una comunità di riferimento, c'è tantissima documentazione per questo progetto, è facile trovare, in altre parole, assistenza tecnica e supporto. Il secondo punto, che è quello invece che è più propriamente pertinente alla gratuità, è che chiunque può usare Joomla per creare il proprio sito senza dover pagare licenze. Quando uno acquista un software commerciale, normalmente lo paga con una licenza, paga una licenza che ha vari vincoli. Tra questi vincoli c'è quante copie del software, in questo caso del sito, possono essere usate, e normalmente le licenze pongono anche delle restrizioni su quelli che sono gli usi possibili del sito. Qui tutto questo non avviene, che a Joomla può usarlo per creare il proprio sito senza dover chiedere permesso a nessuno. Questa scritta I love GPL. GPL, che non c'entra niente con il gas di petrolio liquefatto, non è quello. GPL è l'acronimo di GNU Public License. La licenza GNU GPL versione 2, come scritto in alto, è la licenza con cui viene rilasciato Joomla. Questa licenza è praticamente un contratto tra chi rende disponibile Joomla e chi lo usa. In questo contratto sono garantite tutta una serie di libertà per la persona che andrà ad utilizzare Joomla. Ecco perché si parla di software libero. Queste libertà sono di vario genere. La prima è già questa che vedete qui. Uno può usare Joomla fondamentalmente senza dover chiedere permessi, senza dover pagare licenze. Un'altra libertà importante che manca nel software proprietario è che siti fatti con Joomla possono essere usati per qualsiasi scopo consentito dalla legge. Faccio qui l'esempio di siti personali, associativi, di vendita, di informazione, istituzionali,
comunitari, eccetera. Questo è un concetto che va ben oltre la gratuità. Un software proprietario, dove la parola proprietario significa che è di proprietà di una specifica ditta che vende licenze per l'uso di quel software, può in linea teorica anche essere gratuito. Esistono tantissimi software proprietari che sono gratuiti, però non sono liberi, perché quando uno le va a installare o usare c'è una licenza d'uso che pone tutta una serie di vincoli su quello che si può fare e non si può fare con il software in questione. Magari c'è scritto che non si può nemmeno copiare e ridistribuire, o non si può modificare. Tutto questo qui non c'è. Questo francobollo che vedete qui in basso ha due cose importanti. La prima, quella sulla sinistra, è lo gnu inteso proprio come animale con un volto leggermente umanizzato. È un simbolo che si usa per indicare questo tipo di licenza, la licenza gnu. Free as in freedom. Spesso si parla di free software o di open source. Quando si va a tradurre in italiano, la parola free in inglese si traduce male. Perché? Free vuol dire gratuito, ma per tutte le cose che sto dicendo adesso, qui non è solo una questione di gratuità, ma è molto di più. Allora, c'è specificato free as in freedom, free come nella libertà, per indicare che la parola free sta proprio ad indicare un concetto di libertà. Per questo non si traduce software gratuito, ma si traduce software libero. Preciso che l'espressione open source, software a codice aperto, ha un significato diverso da software libero. Perché non tutto il software a codice aperto è necessariamente software libero, però su questo non mi soffermo ulteriormente. Sono questioni linguistiche che però hanno una sostanza, perché parlare di libertà significa tutte le cose che questo esponente. Andiamo avanti. Questo che mostro qui è un concetto fondamentale che manca totalmente nel software proprietario, manca nei programmi commerciali, quindi non stiamo parlando solo di Joomla, stiamo parlando ad esempio di tutti i prodotti Microsoft, dei prodotti Adobe, di tutti i prodotti delle ditte che vendono licenze per usare i loro programmi. Anche siti internet, una persona può usare un software proprietario invece di un software libero per creare un sito internet. Allora, Joomla, software libero, significa che chiunque ne abbia la capacità può studiare come funziona Joomla e adattarlo alle proprie necessità o a quelle di un cliente. Facciamo un esempio. Se una persona acquista un programma, paga una licenza e scopre che questo programma non è tarato proprio al 100% per le proprie esigenze, ma magari ha bisogno di una funzionalità specifica o solo di qualche modifica ad una funzionalità già esistente, tutto quello che può fare è una richiesta all'azienda che ha sviluppato quello specifico prodotto nella speranza che la propria richiesta venga accolta. Nella maggior parte dei casi, vi dico subito, la richiesta viene rifiutata, perché è impensabile che chi acquista un programma, tipo appunto Office, ma anche tutto diciamo quello che è il parco software proprietario, possa andare dall'azienda e dire: io ho bisogno di questa funzionalità, per favore entro il prossimo mese implementamela. Forse se uno è miliardario potrebbe anche fare questo tipo di richiesta, ma non è una richiesta comune. Tornando all'esempio specifico del sito per l'università,
molte parti di questo sito da me realizzato le ho acquistate, cioè io ho acquistato software libero. Qui si torna al concetto che il software libero non è necessariamente gratuito. Io ho acquistato del software per metterlo dentro il sito, per migliorare l'implementazione di Joomla sulla base delle esigenze della comunità a cui il sito in questione è rivolto. Ci sono stati vari problemi tecnici nel software da me utilizzato. Perché? Perché magari c'erano alcune cose che non funzionavano bene, ce n'erano altre che non funzionavano per niente. Quindi il software nel complessivo andava bene, però più nello specifico io non ero soddisfatto. Ho inviato una richiesta agli sviluppatori di risolvere determinati problemi, ma la mia richiesta dopo mesi e mesi non è mai stata accolta. Siccome io rientro tra le persone che hanno la capacità di leggere il codice PHP, di leggere il codice con cui sono fatti i software in questione, io non sono vincolato alle persone che mi hanno venduto il software. Non c'è una licenza che mi dice tu se vuoi una modifica dai che da noi. No, la modifica me la sono fatta direttamente da solo, perché il software libero mi garantisce questo tipo di libertà. Quindi investire sul software libero per una qualunque azienda, ma anche per un privato, è un grosso investimento a lungo termine, perché nessuno rimane vincolato a nessun altro. È chiaro che magari un privato potrebbe non avere la capacità di modificare un sito secondo le proprie esigenze, però se chi gliel'ha venduto non vuole assecondare la sua richiesta, se è realizzato con software libero come Joomla, la persona in questione si può rivolgere ad un altro professionista. Ecco che il concetto di libertà in questo senso prende sostanza e va ben oltre il concetto di gratuità. Una naturale conseguenza di tutto quello che ho detto finora è che il software libero, nello specifico Joomla, può essere copiato e dato ad altri senza alcun vincolo a titolo gratuito e non. È ovvio che nello spirito del software libero c'è innanzitutto l'idea di poter copiare e dare gratuitamente ad altri per dare una mano agli altri, perché comunque sono tutti progetti basati sul volontariato. Ciò non toglie, come dicevo prima, ci possono essere dei casi, per quello dove vi ho raccontato che l'accesso a determinato codice libero comunque implica un pagamento, però poi una volta che ho ricevuto quel codice posso darlo già ad altri senza dover pagare nessuna licenza, cioè quello che ho acquistato è veramente mio. Joomla, un software libero, significa anche che c'è la libertà di migliorare Joomla e di distribuirne pubblicamente i miglioramenti in modo che tutta la comunità ne tragga beneficio. Questo è lo spirito di condivisione su cui si basa il software libero. Io mi sono soffermato su tutti questi aspetti che riguardano il codice libero, il software libero, per motivare perché per un'azienda o per un privato è particolarmente vantaggioso scegliere questo CMS oppure un altro CMS che comunque sia software libero. Detto ciò, Joomla, al di là di tutte le cose che ho detto finora, è una buona base per fare siti, innanzitutto perché è molto diffuso, c'è molto supporto tecnico, è facile trovare appassionati, manuali in rete, guide, forum, libri, professionisti. La grafica e le funzioni sono personalizzabili al massimo. Ho fatto l'esempio prima di due siti che tra l'altro sono realizzati con la stessa versione di Joomla, ma hanno
una grafica completamente diversa. Inoltre Joomla è modulare. Questo significa che il pacchetto base di Joomla, che è quello scaricabile dal sito joomla.it, contiene tutte le funzionalità di base che servono per creare un sito, ma può essere ampliato. Joomla, ad esempio, così com'è, il pacchetto base non è idoneo per crearci un social network, ma nemmeno per farci un negozio elettronico. Però tutte le funzionalità che non sono presenti possono essere scaricate da uno specifico sito e aggiunte al pacchetto base. Qui c'è proprio il concetto di comunità, ovvero c'è una parte di sviluppatori che si occupa proprio della base di Joomla, più altri sviluppatori indipendenti o anche ditte sviluppano specifiche estensioni per Joomla. Estensioni significano qualcosa che va a estendere Joomla per aggiungerne funzionalità. La modularità riguarda anche l'aspetto pratico, non solo le funzioni. Joomla di suo è fornito con dei template di base. Template vuol dire praticamente l'aspetto pratico del sito, ma da internet possono essere scaricati altri template. Cosa serve per usare Joomla? Di questo ne abbiamo già parlato all'inizio. Ci sono varie soluzioni. La prima è quella di affittare uno spazio web dove Joomla sia già stato installato. È la soluzione più semplice, è la soluzione più comoda, ma può essere anche una soluzione limitante, perché comunque il fatto che un hosting fornisca un'installazione di Joomla bella e pronta limita la libertà della persona di scegliersi la versione di Joomla che vuole, e magari questa versione di Joomla nello specifico potrebbe già avere delle modifiche incorporate, come magari il logo dell'hoster. Quindi è una soluzione da valutare, ma ha anche suoi punti. L'altra possibilità è quella di acquistare uno spazio web che è già predisposto per far funzionare Joomla, lasciando però all'utente la responsabilità di installarsi. Si tratta dell'acquisto di una piattaforma LAMP, quindi basta cercare con Google hosting Linux, per fare un esempio, ed escono tutta una serie di servizi a pagamento nei quali normalmente Joomla può essere installata. Qui nello specifico non faccio né pubblicità né riferimento a nessun host in particolare. L'altra possibilità, che invece è molto utile dal punto di vista quantomeno didattico per chi si avvicina la prima volta a Joomla, è quello di installarselo sul proprio computer. Nella seconda parte di questo incontro guardiamo proprio come installare Joomla su una distribuzione di Linux. Fermo restando, come ho detto all'inizio, che quello che mostrerò qui vale anche per altre distribuzioni, in particolare anche per Ubuntu, che è molto popolare. Tra l'altro Linux Mint, che è la distribuzione che uso io, è fondamentalmente derivata da Ubuntu. Prima di andare avanti vorrei sapere se ci sono domande. Quest'altra parte dell'incontro è molto più, diciamo, tecnica. Allora, partiamo da un'installazione pulita di Linux Mint.
Io ho preso il DVD, l'ho scaricato da internet, l'ho installato così com'è, non ho modificato assolutamente nulla. L'unica cosa che mi sono preoccupato di fare, che è importante, è installare subito tutti gli aggiornamenti disponibili. Perché se no poi ci potrebbero essere dei problemi durante l'installazione di Joomla, una questione veramente tecnica, perché se l'elenco dei pacchetti non è aggiornato, preciso, già sto usando dei tecnicismi senza rendermene conto. Pacchetti vuol dire programmi in questo contesto. Allora, si parte con questa installazione di Linux Mint delle punta. Magari chi è abituato a usare Windows sa che per installare un programma di solito c'è un bel setup.exe, uno ci fa doppio clic, poi avanti, 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 fine il programma installato. Ecco, in questo caso non è esattamente così. Su Linux i programmi in generale non si installano mai in questo modo. Più nello specifico, l'installazione di un server LAMP che serve di una piattaforma LAMP per far girare Joomla, se fatta manualmente, rischia di essere abbastanza complessa, perché uno dovrebbe installare il server Apache, installare il database MySQL, installare il linguaggio PHP, e una volta che ha fatto tutto questo se ne dovrebbe anche configurare a mano. Su Linux c'è la possibilità di inserire dei comandi da terminale. Il terminale è una schermata nera con testo bianco che ricorda vagamente il vecchio MS-DOS, e a volte ci sono dei comandi che permettono di fare delle cose molto sensate e carine. In questo caso, aprendo il terminale e dando questo comando, è possibile avviare automaticamente l'installazione di una piattaforma LAMP. Non mi soffermo adesso sul significato di queste parole che vanno a comporre questo comando, perché sarebbe una discussione un po' avanzata. Sappiate che è l'equivalente del doppio clic su setup su Windows, diciamo, questo è il comando che serve per far partire l'installazione di una piattaforma LAMP. Vale per Linux Mint, vale per Ubuntu, su altre distribuzioni ci può essere qualche comando diverso o qualche approccio diverso. Io qui ho scritto il comando, poi premo invio, mi viene richiesta la password che ho inserito nel momento dell'installazione di Linux Mint. Quando uno installa Linux è sempre costretto a specificare una password. Inserisco la mia password e questa schermata faccio vedere che il programma in questione comincia a scaricarsi da internet tutto quello che gli serve per creare una piattaforma LAMP. Nello specifico sono tutta una serie di scritte che scorrono, vediamo in basso, qui c'è una velocità di scaricamento 847 kilobyte al secondo, 8 secondi al termine. Comunque fino a qui non c'è da fare nulla. Andando avanti, viene richiesta sia qui sia in altre schermate una password. Qui viene richiesta la password del server MySQL. Inseriamo una password. Nelle schermate successive inserisco sempre la stessa password per semplicità. Tanto si tratta solo di un server sul nostro computer, non ci sono particolari requisiti di sicurezza. Faccio vedere che viene richiesta conferma della password e in quest'altra schermata viene richiesto su cosa deve essere configurato phpMyAdmin, che finora non ho neanche rammentato. Il nome potrebbe far pensare il mio amministratore di PHP, ecco, il significato non è questo. phpMyAdmin è un programmino, chiamiamolo programmino, comunque è un qualche cosa che si usa direttamente con il proprio browser per gestire il database. Siccome usare un database richiederebbe la conoscenza dei linguaggi usati dal database, questo programma ci eviterà
di dover imparare linguaggi specifici ci permetterà di creare un nuovo database per Joomla senza particolari conoscenze tecniche. Qui viene richiesto su quale server web deve essere configurato, la risposta è Apache 2. Specifico una cosa, quando compaiono queste schermate il mouse non è utilizzabile, allora si usa la tastiera. Con il tasto tab, che è quello che si usa per la tabulazione, è possibile passare da un'opzione ad un'altra. Ad esempio, se ho selezionato Apache 2 premendo tab, mi si seleziona OK. Quando sono su Apache 2 premo sulla tastiera la barra spaziatrice per fare la selezione. Quando la selezione è fatta compare l'asterisco, quindi alla fine si usano il tasto tab e la barra spaziatrice. Non vi preoccupate se ora non vi ricorderete tutti questi tecnicismi, comunque questo incontro è video registrato e verrà messo su internet sul sito del guru attivo. Nella schermata successiva ci viene richiesto se configurare il database con il programma lì specificato. Scegliamo l'opzione predefinita che sì e andiamo avanti. Ancora una richiesta di password, un'altra richiesta di password, ancora la password, e alla fine, dopo queste varie richieste di password, comunque il comando termina quando non compaiono più scritte e in basso ritorna il cursore che nella realtà è lampeggiante. Quando è finito tutto, noi abbiamo nel computer bella e pronta una piattaforma LAMP che è idonea ad accogliere Joomla. Il passo successivo sarà quello di scaricarci Joomla e installarlo dentro questa piattaforma. Posso fare un'aggiunta per chi... Prego. Per chi non ha avvezzo a sistemi Linux, magari si può spaventare e vedere la si deve scrivere questa serie di comando, niente in grafico. Giusto un'aggiunta velocissima. Una differenza fondamentale che c'è tra gli ambienti Windows e Linux, per esempio, per Mac nemmeno, anzi, è che su Windows, qualcuno di voi usa già Linux? Alzate la mano, uno, due, ok, vabbè. Allora, voi vi annoierò con questa cosa, ma sarò brevissimo. Negli ambienti Windows in genere per installare un software, non so, vi installate OpenOffice, installate qualunque cosa, che succede? Lo andate a cercare su internet, guardate tra le versioni che sia disponibile per il vostro sistema Windows, non so, 7, XP, 32 bit, 64 bit, vi scaricate quello giusto e lo installate. Poi o il programma stesso fa un aggiornamento e si autoaggiorna, magari chiedendovi, non so, come browser, Chrome, Firefox, oppure andate a scaricare l'aggiornamento e lo installate. Ecco, in tutte le distribuzioni moderne di Linux, questo, quasi tutte, non tutte, non si fa mai questa cosa qui. C'è un concetto che è come quello, lo paragono sempre al market del cellulare. Voi se siete nel cellulare, anche andate su internet, cercate il programmino che vi serve, lo scaricate. Che fate? Andate nel market, cercate quello che vi serve e vi dice installalo. Più o meno fate tutto così, no? C'è qualcuno che non fa così? No, per via, allora non c'è niente di male. Normalmente nel cellulare andate nel market e lo installate. Ecco, tutte le ultime versioni di Linux hanno questa cosa, hanno un qualcosa di, come si chiama? Si chiama equivalente al market. Quindi tutta questa cosa che noi abbiamo visto, lui l'ha fatta passo passo tecnicamente, in realtà poi sembra lunga, ma ha dato un comando e ha appicciato sempre ok e ha installato. Quindi sembra lunga, ma quanto ci si mette? Pochi secondi, il tempo di scaricare i pacchetti. Potete fare la stessa cosa dal market, andate sul market, lo lanciate, è un'icona, si chiama Ubuntu Software Center, aggiornamento, insomma dipende da come sei nautico, io penso tanto qua. Che cosa fate? Cercate nella lista delle applicazioni, per esempio il pacchetto che ha detto lui, che vi installava all'AMP, o volendo anche i tre componenti, MySQL, PHP, Apache, e li selezionate e gli dite installa. È uguale, cioè in linea di comando gli dite installa, è la stessa cosa. Il succo è che gli chiederà le stesse cose che ci ha fatto vedere Francesco. Vi chiederà che password scegli per il server MySQL, conferma la password, che password scegli per PHP MyAdmin, chiede la password, ok, è esattamente la stessa cosa. Quindi chi è abituato di più all'ambiente grafico si può fare la stessa cosa
esattamente quell'ambiente. No. Una forza del market rispetto a installare i programmi da soli. Questo market? Come questo che ti ha fatto vedere lui, dove scegli. Ovviamente. Un luogo dove scaricare. Un luogo dove ci sono i pacchetti, i programmi. Dove scaricare. Però lo chiamo market perché sul cellulare si chiama sempre market. Anche io, sì, però in effetti diciamo. È un software che software da solo. Center. Software center, sì. Cioè tutta la lista di pacchetti già studiati per la tua distribuzione. Se te installi un pacchetto o un software che ne ha bisogno di altri, te lo dice lui e te li installa lui. Per esempio, se te clicchi sul programma che ha detto lui, PHP MyAdmin, lui ti dice, guarda, per installare il PHP MyAdmin ti serve l'Apache e ti serve il PHP e ti serve il MySQL. E si tira dietro tutti i pacchetti. E c'è una configurazione di base, giustamente, può essere modificata, eccetera. Però installando questi tre pacchetti ci avete già esattamente la configurazione che serve per la partita. Il vantaggio qual è? È che quello che su Windows, per esempio, era demandato all'applicazione, cioè al caso di Firefox, di Chrome, di OpenOffice che si aggiorna da soli, qui è il sistema operativo che controlla continuamente che ci siano degli aggiornamenti disponibili di tutti questi programmi installati, i pacchetti. Perciò mettiamo se voi avete Apache MySQL e PHP MyAdmin installato. Se esce un aggiornamento di MySQL, vi viene segnalato, ogni tanto il market, il software center ve lo dice. Vi dice, guarda, c'è un aggiornamento, lo vuoi fare? E si tira dietro tutti gli aggiornamenti che gli servono per gli altri programmi che sono installati e che in quel caso gli servono perché se no le versioni non potrebbe succedere che il PHP ha bisogno, o diciamo, il server MySQL ha bisogno di una certa versione di Apache di PHP, però questo è un caso un po' di fatto così. Ma insomma, diciamo, normalmente qualunque c'è un software che ha bisogno di altri pacchetti o di altri software, si tira dietro tutta la catena di aggiornamenti. E quindi è estremamente semplice, anche se è semplice in questo modo, magari per chi non ha mai visto inserire un comando a mano per installare un software o un pacchetto può sembrare particolarmente strano, ma se si vede in diretta sono pochi, no, pochi click di fila che fanno esattamente questa cosa. Bene, andiamo avanti. E adesso la piattaforma LAMP è installata. Il passaggio successivo è quello appunto di scaricarci Joomla. Quindi apriamo Firefox, si presenta così. Intanto guardate, sulla barra degli indirizzi scrivo localhost, scritto proprio così. Host locale per dire, cioè il computer locale. Compare questa schermata, it works, funziona. E un messaggio ci dice che il server Apache funziona. Non ci dà molte altre informazioni, non ci dice che è installato PHP, non ci dice che è installato MySQL, ma comunque ci fidiamo e andiamo avanti. Vado sul sito di Joomla, vado nella sezione download e scelgo quale versione scaricare. Ho scelto la versione 2.5 perché attualmente è l'unica versione consigliata per i siti di produzione. Nel sito italiano di Joomla sono disponibili anche le versioni precedenti alla 2.5, ma vi informo ad esempio sul sito inglese sono già state tolte perché non sono più supportate. Ci possono essere dei motivi specifici per i quali utilizzare le vecchie versioni, però ora questo non ci interessa. La versione 3 è stata fatta proprio di recente. Qui non si vede la data, ma credo un mese fa, comunque è uscita da poco, e trattandosi di un prodotto nuovo non è ancora sufficientemente collaudato, non è ancora pronto per essere utilizzato sui siti. Quindi clicco su Joomla 2.5, vado a scaricare la versione stabile disponibile, l'ultima disponibile, che in questo momento è la 2.5.7, clicco su download e si scarica. Clicco su salva file. Se uso Firefox così com'è, senza personalizzare nulla, purtroppo dopo gli ho dato l'ok il file è salvato ma non mi dice dove. Per fortuna non c'è bisogno di ammattire tanto per scoprire dove è stato salvato questo file, perché io vado
Ok, qui ora le slide procedono in un altro modo. Comunque, vedi, nella... c'è una cartella con scritto scaricati, tra poco la vediamo, e fa il scaricato fino a scrollare. Adesso vado nella cartella dove deve essere caricato Joomla. Faccio doppio clic sul computer. Non è uguale a risorse del computer, non c'è C, non c'è D, non c'è il lettore CD, c'è ma non ha una lettera, e c'è una bella icona, ho scritto file system, che non corrisponde necessariamente all'hard disk, può corrispondere anche a più di una periferica. Quando faccio doppio clic sul file system compare questa schermata. Sono tutti file che nell'uso quotidiano io non ho bisogno di toccare. Faccio doppio clic sulla cartella VAR, poi una volta ho fatto doppio clic sul VAR mi compaiono nuove cartelle. Tra queste cartelle c'è una che si chiama www e il sito va messo lì. Quella è la cartella dove va messo il sito. Ora, siccome normalmente l'utente non dovrebbe avere accesso a queste cartelle, perché quando uno accede direttamente a file system rischia di danneggiare il computer, allora per accedere a www e poterci scrivere file, ovvero copiare Joomla, ci clicco con il destro e scelgo l'opzione apri come amministratore. Ancora una volta mi viene richiesta la password che ho scelto quando ho installato Linux Mint e dentro questa cartella trovo un file index.html. Questo file è un file che contiene la scritta it works, quella abbiamo visto prima, tutto là qua. In questa cartella andrò a mettere Joomla. Allora, lascio questa cartella aperta, clicco in basso a sinistra sull'iconcina per accedere al menu, vado su risorse e poi su scaricati. Quella è esattamente la cartella che contiene il file scaricato prima con Firefox. Ci clicco con il destro di copia, poi vado a riselezionare la cartella www, queste sono operazioni che si fanno pari pari anche su Windows, quindi vado avanti, incollo il file, poi ci clicco con il destro e gli do estrai qui, mi creerà una cartella che si chiama con lo stesso nome del file, io la vado a rinominare come Joomla. Ecco fatto. Allora, in teoria ci abbiamo Joomla pronto e potremmo partire con l'installazione. In pratica no. In pratica no, perché sui server Linux i permessi delle cartelle che contengono i siti vanno impostati correttamente. Non impostare correttamente permessi che è un concetto che magari a chi è nuovo del mondo Linux può non essere chiaro, comunque ora le vediamo per bene questi permessi. Non impostare correttamente permessi significa poter avere una serie di problemi con il sito oppure che il sito non funziona proprio per niente. Allora vado sulle proprietà della cartella Joomla. Questi permessi non erano quelli che c'erano in partenza, perché come proprietario prima c'era scritto root, root vuol dire amministratore. E come gruppo ancora c'era scritto root. Inoltre l'accesso alla cartella, accesso a file, non mi ricordo esattamente com'erano, comunque questi sono i permessi che vanno messi. Proprietario e gruppo www-data, lo seleziono al menu, significa questa cartella è di proprietà del server Apache. Se ci lascio root non funziona, perché poi durante l'installazione ho un problema con Joomla. Poi accesso alla cartella e accesso ai file vanno messi esattamente come li ho messi qui. In fondo invece di cliccare su chiudi, prima di cliccare su chiudi devo dare applica e permessi a tutti i file contenuti. Questa è un'operazione preliminare e ora si può andare avanti e torno di nuovo su Firefox. Su Firefox scrivo nella barra degli indirizzi localhost/joomla.
e gli do invio, poi installation index.php compare lassù e parte subito l'installazione di Joomla. Fondamentalmente si tratta di selezionare alcune opzioni, inserire parametri richiesti e andare sempre avanti, salvo quando poi richiederà il database, perché il database per Joomla ancora non l'abbiamo creato. Nella schermata successiva ci sono dei controlli pre-installazione. Joomla, con tutta questa serie di sì, ci sta dicendo è tutto a posto, l'ambiente LAMP è configurato correttamente. Scorro la pagina, queste altre direttive sono impostazioni raccomandate, ce n'è solo una diversa da quelle raccomandate, ma non influisce minimamente sul funzionamento di Joomla. Qua siamo arrivati alla licenza. Dopo tutto il lungo discorso che ho fatto prima sul concetto di libertà e in particolare sulla licenza GNU GPL versione 2, sapete adesso qual è il contenuto di questa licenza. È scritta in inglese, è molto lunga, è roba da avvocati riuscire a leggersela, però il senso è quello che vi ho detto prima. Andiamo avanti e qui Joomla ci chiede il database. Allora, il nome utente è sempre lui, che vuol dire amministratore. La password l'abbiamo specificata durante l'installazione di LAMP, però il database non l'abbiamo ancora creato. Allora, su Firefox apriamo un nuovo tab, una nuova scheda, insomma clicchiamo sul più vicino a installazione di Joomla per aprire un'altra pagina, eccolo qui, apre una nuova scheda e nella barra degli indirizzi devo mettere localhost slash phpMyAdmin. Compare questa schermata per entrare in phpMyAdmin. Specifico ancora il mio utente, specifico la password, gli do esegui ed ecco una comoda interfaccia grafica per andare a creare i nostri database. Clicco sul database. Nella schermata creo un nuovo database, metto come nome Joomla e poi clicco su crea. Non devo fare altro. Il database Joomla è stato creato. Più semplice di così non si può. Se non avessimo fatto quello, ci sarebbero state da mettere dei comandi al terminale, ma si diceva prima, almeno questo ce lo siamo risparmiati. Chiudo questa scheda, torno nell'installazione, al nome del database inserisco Joomla. E ora posso andare avanti. Qua c'è la configurazione dell'FTP. Saltiamo direttamente questa pagina che nella stragrande maggioranza dei casi non richiede nessun intervento da parte dell'utente. Scrivo il nome del sito e altre informazioni accessorie, ma importanti, come il nome dell'amministratore, il nome utente, la password e l'email. L'email è importante perché poi l'amministratore può ricevere delle notifiche nella propria email. Scorro la pagina e ho la possibilità di installare dei dati di esempio. Visto che questa è la nostra prima installazione di Joomla, ci installiamo i nostri dati di esempio in italiano e così abbiamo un sito di base da studiare per cercare di capire come è fatto. Insomma, non ci troviamo alla fine in un sito vuoto, ci sono già dei contenuti. Ci clicco, mi compare scritto dati d'esempio installati correttamente, faccio clic su avanti e abbiamo quasi finito. C'è scritto ricordati di rimuovere completamente la cartella installazione. O potrebbe dire clicco qui, sollevo la cartella installazione, gli dico che ci ho provato e mi ha dato errore. Quindi questa cosa la facciamo a mano. Sì, perché dipende insomma dai diritti che sono stati assegnati in precedenza. Se lui lascia avesse anche i diritti di scrittura su quella cartella, lo faremo, se non è. I diritti di scrittura però gli avevo dato, ma date pure lo stesso. Ma mi sa che ci dovrebbe se lui ce l'ha lo cancella, se no non ce la fa, ma vi conviene fare ora come vi fa vedere se. Quando prima e quando meglio. Io clicco in basso su www, che era la cartella dove avevo messo Joomla. Faccio il profitto su Joomla e vado a eliminare la cartella di installazione. Eliminare vuol dire proprio eliminare, non spostare nel cestino,
Infatti dopo mi chiede conferma. Questa è una cosa che è possibile solo quando uno entra nella cartella come amministratore, se no normalmente finirebbe in un cestino. Clicco su linea. Ora posso chiudere anche la finestra del mondo. E Joomla qui mi dà la possibilità di accedere al sito a pannello amministrativo. Clicco sul sito e mi si apre il sito di esempio. Poi ho preso una schermata, l'ho centrato tutto nello schermo. Uno può iniziare a vedere, qui c'è scritto cos'è Joomla, come si inizia, che cos'è il progetto Joomla, eccetera. Quindi un sito già pronto con una serie di contenuti per Joomla. Come vi ho detto prima, CMS hanno una parte da amministrazione. Ora sono arrivato qui, non ho più la possibilità di cliccare sul pulsante area amministrativa, non è un problema, io vado direttamente nella barra degli indirizzi dove c'è localhost / Joomla / e ci aggiungo administrator / index.php, può compare da solo, inserisco il nome utente prima specificato, la password prima specificata e qui si apre la parte di Joomla che normalmente è invisibile a chi naviga nel sito, è visibile solo all'amministratore e vediamo che è così, c'è la possibilità di inserire nuovi articoli, di gestire gli articoli, le nuove email, eccetera, ma questo sarà argomento del prossimo incontro. Grazie. Se avete domande, se le volete fare ora, se no noi rimaniamo circa 10 minuti. Abbiamo una domanda, io ho una domanda, a quello, cioè, insomma, a quanto è stato possibile vedere fino adesso, questo tu lo puoi fare sul tuo computer. Supponi che tu devi amministrare un computer che è fisicamente situato altrove, è anche possibile farlo. Normalmente, se io devo fare l'installazione da remoto di Joomla, i concetti di base sono sempre gli stessi. Mi scarico il file zip che contiene Joomla, lo estraggo, poi mi collego tramite un programma FTP allo spazio web datomi da provider. Programma FTP, senza entrare nei dettagli, è un programmino che mi permette di copiare il file dal mio computer alla cartella sul server remoto dove fisicamente si dovranno trovare il file e viceversa, e posso spostare dal server al mio computer. I parametri HTTP vengono normalmente dati dallo spazio. Prendo tutti questi file, ce li sposto. I problemi sono esattamente gli stessi, perché prima ci avrò subito un bel problema di permessi. Mi devo assicurare che tutti i file ci abbiano i permessi giusti. Quelli che ho fatto vedere prima, normalmente, quando si trasferiscono file tramite un programma FTP, non vengono specificati in maniera comodamente grafica, come ho fatto vedere prima, ma tramite dei link. Il numero equivalente a quello che ho fatto vedere prima con i permessi è 755. 755 significa il proprietario del file può leggere, scrivere ed eseguire. Questo non lo so. 5 significa può solo leggere e scrivere ma senza eseguire. Sono dei dettagli tecnici, in realtà basta sapere che i permessi devono essere 755 quando uno trasferisce il file. Una volta fatto questo, uno deve avviare l'installazione di Joomla. La differenza sarà che quando viene richiesto il nome del database, il nome utente, la password, quelli non sono scelti dall'utente ma sono dati dal provider. Quindi concettualmente è tutto uguale. Scusa, non so ora se riesco a spiegarmi. Io avevo provato a caricare Joomla su un nostro. A terra la sua ruba. Sì. E poi non sono riuscito a farlo funzionare. Non mi ricordo quale messaggio
non mi fosse ritornato per avvisarmi che non potevo caricare poi i miei file. Quello che hai appena fatto, hai installato Joomla, ma siamo ancora nel client, giusto? No. No, dove siamo? Il mio computer. Dove l'abbiamo installato? Il mio computer, sì. Nel momento in cui ci metto un server, è un server. Ah, diventa mentre server. Firefox rimane client, quindi è sia client che server. C'è una parte server e client. Quindi io sto costruendo il sito sul mio computer. Sì. Pardon. Comunque. Ancora il dominio ad avvenire. Non c'è nessun dominio associato, anche se volendo potrei anche associarcelo. Il problema è che se io voglio rendere accessibile all'esterno, al mondo esterno, un sito che ho sul mio computer, e può aver senso, tipo per farlo vedere a dei colleghi di lavoro. Io sto in una città, i miei colleghi di lavoro stanno in un'altra, io voglio fargli vedere il sito che sto sviluppando, che è sul mio computer. Chiaramente ci saranno una serie di problematiche. Il primo problema è che il mio computer lo devo lasciare acceso, perché non lo posso più spegnere. Secondo problema è che devo avere la capacità di configurare il router, la scatolina e il server per collegarsi alla DSL. Devo saperlo configurare per permettere a un computer esterno di entrare nel mio computer e di inviare una domanda al server. Questo è un altro tipo di difficoltà. Poi ci saranno dei problemi legati alla connessione in sé, perché normalmente la connessione ADSL è molto lenta nell'invio dei file, cioè anche se la richiesta arriva col computer ha bisogno di molto tempo per inviare la pagina di risposta. Poi c'è un problema legato al fatto che praticamente quasi tutte le connessioni ADSL hanno un IP dinamico, significa che ogni 8 ore, oppure ogni 8 giorni, eccetera, ovunque, il numero univoco che identifica il proprio computer nel mondo di internet, ogni computer collegato a internet ha un numero univoco che si chiama IP, IP sta per Internet Protocol, cambia. Allora, quando uno ha un nome di dominio, il nome di dominio è associato ad un indirizzo IP. Allora cosa succede? Quando uno vuol vedere, non faccio l'esempio di Google, che come gestione degli IP sarebbe un pochettino più complesso. Facciamo l'esempio di un sito X qualsiasi, www.miosito.it. Il browser, cioè la persona scrive questo indirizzo, ma in realtà poi materialmente questo www.miosito.it deve essere convertito in un indirizzo IP. Per fare questo vengono interrogati degli appositi server DNS si chiamano, i quali dicono www.miosito.p è il computer 14.13.17. quello che è, cioè una stringa numerica. Questa stringa è univoca in tutto il mondo, in uno specifico momento ad un IP corrisponde un computer. Semplificando, perché poi quando dei computer sono messi in rete non è esattamente così, ma nel caso del computer domestico l'IP non sarà quello che il computer ha nella propria rete locale dentro casa, ma sarà l'IP del router. Infatti il router poi deve essere configurato per inoltrare la richiesta al computer che contiene il server. Allora, siccome questo IP è dinamico, le cose sono due. O ho dei colleghi di lavoro a cui gli telefono e dico guarda, in questo momento il mio IP è questo, ti collega a questo IP e vede il mio sito. Oppure uno lascia il computer acceso, allora ci sono dei servizi tipo Dynamic DNS, che permettono di avere un nome di dominio associato ad un IP dinamico. Ogni volta che il proprio operatore telefonico cambia il proprio IP, c'è un programmino nel proprio computer che va a informare il server DNS che il proprio IP è cambiato, lo aggiorna e quindi in qualunque momento, quando uno si collega, può entrare nel mio computer e vedere il sito. Questa è una soluzione che ho appunto usato proprio con dei colleghi. Riguardo, chiaro fino a qui, più o meno. È chiaro, non posso addentrare nei minimi dettagli perché poi configurare il router, configurare il DNS,
non è così immediato, però questi sono concetti. Per quanto riguarda il server su Amoeba, questo ho esperienza diretta, l'ho detto, non volevo parlare nello specifico, però visto che l'hai rammentato, su Amoeba bisogna stare attento ad alcune cose. La prima cosa sono innanzitutto i permessi, quello ho detto prima, perché se i permessi non sono 755 il sito non funziona, e questo 755 deve essere su tutte le cartelle e su tutti i file. Questo è il primo problema. Il secondo, la versione di Joomla e la versione di PHP. Joomla dà a disposizione PHP 5.2 e PHP 5.3. Entrando nel pannello di amministrazione del sito è possibile scegliere la versione PHP. Allora, se uno ha una versione vecchia di Joomla tipo 1.5, deve mettere una versione di PHP la 5.2, perché con la 5.3 in generale funziona, ma in alcuni casi ci sono dei problemi, perché Joomla 1.5 è nato con PHP 5.2. Se uno invece si è scaricato l'ultima versione di Joomla, che è quella che ho fatto vedere lì, la 2.5, allora nel pannello d'amministrazione deve essere selezionato per forza il 5.3, perché Joomla 2.5 gira su PHP 5.3. Queste sono le cose fondamentali da tenere presente quando uno vuole mettere Joomla su Amoeba. Tutto il resto qua, uno deve copiare i file, mettere tutti i permessi, avviare l'installazione e così. Questa, nella stragrande maggioranza dei casi, probabilmente è solo un problema di permessi. Quindi ci sono host più meno complicati di Amoeba, vedete? Amoeba è abbastanza semplice, quando uno non è un problema di Amoeba, è il problema del proprio programma FTP. Se io prendo Joomla e lo voglio trasferire su Amoeba, devo andare nell'opzione del mio client FTP e dirgli: guarda, tutti i file che trasferisci me li devi impostare con i permessi 755. Questa è la prima cosa. La seconda, Amoeba, come altri provider, dà anche la possibilità di avere Amoeba già bello installato. Cioè c'è Linux Application Installer su Amoeba, uno seleziona Joomla e se lo trova bello e pronto. Il problema però è che la versione di Joomla è scelta da Amoeba, non scelta dall'utente. È il discorso che ho fatto prima. Quindi io sconsiglio di usare quel tipo di approccio. Da cosa dipende se l'hosting ti supporta una versione o un'altra? Cioè, ormai gli hosting supportano versioni diverse, per esempio di CMS, anche di WordPress, ovviamente. Se ho capito bene la domanda, cosa mi cambia se il mio host mi permette di usare ad esempio Joomla 1.5 o 2.5? No, ma perché l'host consente una versione diversa? Cioè, normalmente, così io pensando, da ignorante direi che supporta l'ultima versione uscita e quindi supporta anche la precedente. Invece, quanto capisco, gli host vanno scelti a seconda delle versioni. Sì, credo di aver capito la domanda. Il problema è che tra, ad esempio, prima ho parlato delle versioni di PHP, in linea teorica una nuova versione di un linguaggio di programmazione come PHP dovrebbe, molto tra virgolette, essere compatibile così com'è con la versione precedente. È in teoria, ma non in pratica, tutto qua. Non, se lo stesso comando PHP dato su un sito sviluppato su PHP 5.2 viene dato su PHP 5.3, nella stragrande maggioranza dei casi ci sta che funzioni, ma ci sono dei motivi specifici per cui in alcuni casi qualcosa va storto e viene fuori di errore. Allora è bene quando uno si scarica Joomla che si guardi bene i requisiti tecnici, se uno vuole scegliere l'host, sul sito in inglese, sul sito italiano di Joomla non ho trovato i requisiti tecnici, l'ho trovato solo sul sito in inglese. Sul sito in inglese c'è specificato
Allora, per la tale versione di Joomla, ci sono tutte le versioni di Joomla, sono richiesti questi server. C'è la versione minima richiesta e quella consigliata. C'è specificato quale database è richiesto e la versione. E c'è specificata la versione anche di PHP che viene richiesta. Ci sono motivi validi e specifici per controllare queste cose. Ad esempio, il fatto che Aruba, questo spalare quello, mi permetta di selezionare due versioni PHP e per avere la possibilità di usare sia vecchi CMS sia CMS nuovi. Ma un CMS vecchio, come no, un CMS nuovo, ecco, tipo Joomla 2.5, non può girare su delle piattaforme che non hanno i requisiti minimi specificati nei requisiti tecnici. Quindi questa è una cosa che semplicemente va controllata. Tra i linguaggi di programmazione, tra le diverse versioni, non c'è tutta questa compatibilità che si vede, ma non solo, ma anche tra sistemi operativi. Joomla, essendo scritto in PHP, e poiché PHP può girare sia su Windows che su Linux, Joomla di per sé può funzionare anche su Windows. Allora, il sito in questione che avete visto prima, quello degli studenti, quello che ho commentato, e c'è 1,5 milioni di righe di codice, eccetera, ho dovuto renderlo compatibile sia con Linux sia con Windows, perché per specifiche esigenze, che ora qui non c'è bisogno di esplicitare, comunque deve poter girare così com'è su entrambi i sistemi operativi. Allora, io ho incontrato delle difficoltà, perché comunque c'erano delle cose che su Windows non funzionavano, oppure funzionavano male. Poi ho scoperto che tra l'implementazione di PHP, tra la libreria PHP di Linux e quella di Windows, ci sono alcune differenze molto particolari, molto circoscritte, però poi quando capita un problema sono cavoli amari. Allora, tanto vale, secondo me, usare Joomla sulla piattaforma nativa per cui nasce. Joomla gira bene su Apache, può girare anche su IIS, ma se è possibile usare Apache tanto meglio. Gira bene su Linux, ha un codice scritto per avere la massima compatibilità. Poi magari uno scarica un'estensione che non è stata ben testata su Windows oppure per niente, scopre che su Windows non funziona e così via. I requisiti tecnici, quando uno vuole fare la scelta di un host, le deve valutare bene. Poi la cosa più semplice, se uno ha dei dubbi, può chiedere allo stesso host se supporta quella specifica versione di Joomla, oppure ancora meglio, ossia chiedere all'host, ma anche scrivere un messaggio nel forum ufficiale di Joomla, dove c'è la comunità di appassionati, e dire: avete esperienze con questo host? Sapete se Joomla ci gira bene? Perché magari il parere diretto delle persone è più onesto di quello che può dare chi vende un servizio.